Amici del tubo, YouTube friends, ben trovati. Oggi andiamo a fare una conserva. Siamo nel mondo delle conserve e siccome è fine estate, ci facciamo i pomodori secchi sott'olio. Questi sono già disidratati, li ho comprati così al mercato, ma se voleste farlo voi non è difficile. Ricordo ancora quando li facevano i miei nonni, ricordo perfettamente i momenti, le giornate. Sicuramente si fa nei giorni d'estate, dove il sole è più forte. Allora, mi ricordo, mio nonno costruiva dei cannizzi, in dialetto, o cannizzole, che sono dei ripiani ricavati con le canne, quelle che crescono vicino ai corsi di fiume, corsi d'acqua, vicino ai bordi del fiume, che venivano defogliati, spaccati in sezione, poi intrecciati fra di loro così, e venivano questi ripiani che sono di una leggerezza incredibile e altrettanto resistenti. Si spaccavano a metà, si predilige il pomodoro San Marzano, si può fare anche con altri tipi di pomodori, ma il San Marzano sicuramente è il migliore perché presenta più polpa, meno semi e quindi un'estensione del pomodoro poi tagliato a metà, una superficie maggiore rispetto al ciliegino, al datterino, ma si può fare anche con quelli là. Quindi si uscivano la mattina, si mettevano al sole presto e poi si rientravano la sera, questo per 4, 5 giorni, 6 giorni, fino a quando il pomodoro, guardate qui, non arrivava a questa consistenza. Bene, detto questo, cosa ci vuole per fare la conserva dei pomodori secchi? Sicuramente li dobbiamo reidratare, quindi andiamo a riscaldare un po' d'acqua, non a bollore, ma medio forte, ecco, un'acqua tiepida, medio forte, li lasciamo a mollo un quarto d'ora circa per reidratarli, dopodiché li tamponiamo su carta assorbente, li facciamo stare lì ad asciugare e li possiamo mettere nelle nostre belle bocce, ok? Con olio di oliva e olio di semi, questo per demotivazione, uno per fare un mix degli oli così non viene troppo forte il gusto e poi anche perché se risparmiamo qualcosa di soldi miscelando con l'olio di semi non è sbagliato di questi tempi. Come aromi andiamo a mettere, c'è chi mette prezzemolo anche, maggiorana, altri odori, io scelgo di mettere del pepe nero in grani, dell'origano secco, delle foglie di alloro e sicuramente dell'aglio. Poi a chi piace la versione piccante sicuramente ne facciamo una normale e una con un poco di peperoncino rosso. Abbiamo detto tutto, possiamo andare a procedere, ok? Ho fatto riscaldare un po' d'acqua con il bollitore, vi ricordo che non deve andare a bollore, c'è chi li mette anche nella pentola e li fa bollire per 5 minuti, io ve lo sconsiglio ovviamente, è una cosa oggettiva sicuramente, però vi verranno sicuramente mollicci, a me personalmente mollicci non piacciono, mi piacciono che sono un po' consistenti. Quindi mettiamo l'acqua, ok, e li lasciamo così per un quarto d'ora almeno, ma non di più. Ok, guardate, onestamente non è trascorso neanche il quarto d'ora che avevo detto prima, credo un 10 minuti, però vedete che il pomodoro è reidratato, non è più rigido, quindi questa è una cosa che dovete valutare al momento, perché questo dipende dal grado di essiccazione dei pomodori che trovate. Quindi cosa facciamo adesso? Andiamo, li scoliamo, scola pasta, e dopodiché li andiamo a tamponare. Dopo che li abbiamo scolati con la pasta, li ho anche un attimino strizzati tra le mani, li prendete così, fate una piccola pressione per far andare via l'acqua in eccesso. Dopodiché, come abbiamo detto, li tamponiamo. Quindi li sistemiamo così, sulle foglie di carta assorbente, e lasciamo stare una mezz'oretta affinché la carta si tiri via tutta l'acqua in eccesso. Quindi dopo aver tamponato bene bene i pomodori possiamo cominciare a sistemarli nella nostra boccia. E procediamo così.
sistemiamo così a caso, ah, non c'è un procedimento, dopo di loro, e cominciamo a mettere i pomodorini così. Prendiamo con il cucchiaio. Ok. Un pochino di origano. Una di aglio. Bene in grani. E si procede. Come abbiamo detto, olio d'oliva, olio di semi, andiamo a pressare così per far uscire tutta l'aria, inclinando anche la boccia per dare strada e una via alle bollicine per uscire. Ok, e questa è pronta. Andiamo a fare l'altra, e quella me la faccio per me, perché a me piace il piccante. Così. Ma prima di continuare, a proposito, ma vi state iscrivendo? Perché vedo che le iscrizioni ancora, siete un po' resti. Dai, iscrivetevi, dai, dai su. E allora, stesso procedimento, olio d'alloro, poco di origano, pepe in grani, peperoncino e inseriamo i pomodorini. Stesso procedimento di prima e andiamo a completare anche questa. E allora, abbiamo fatto quella classic, quella piccante, abbiamo fatto uscire l'aria per quanto possibile. Ok, andiamo a chiudere, stringiamo ben bene i pressini che abbiamo messi. Ecco, adesso il prossimo step da fare è che dovremo un attimino sterilizzare il tutto, sia le bocce che anche l'interno, per evitare che si formino agenti patogeni come anche il botolino e quant'altro. Inseriamo le bocce nell'acqua, acqua fredda. Ok, accendiamo il gas. E appena comincia il bollore li facciamo bollire per un 30 minuti. Va bene? A dopo. Amici, siamo giunti alla fine, quindi ho lasciato bollire le conserve per mezz'ora, ho fatto freddare e adesso sono qui. Questo è il risultato. Quindi, conserve di pomodori secchi. Mi raccomando, sempre vi esorto una sottoscrizione al canale, una condivisione e un like. Ci vediamo alla prossima.